Siamo in piazza perché abbiamo deciso di dire basta a queste dittature finanziarie. Oggi è la giornata internazionale dello studente ed è importante che ci sono diversi pezzi di studenti, dai medi agli universitari. Siamo qui sulle orme dei movimenti internazionali tipo Occupy Wall Street. Siamo decisi e determinati per proporre anche qualcosa di alternativo a questo sistema capitalistico neoliberista. Oggi è il 17 novembre, tutti gli anni questa data in qualche modo cade in maniera rituale nei nostri autunni qua in Italia, la giornata internazionale dello studente, però quest'anno questa data ha assunto un peso diverso, forse anche più complesso e più affascinante, perché è stata assunta dai movimenti di tutto il mondo, dai grandi movimenti contro la crisi. È così che oggi in piazza non ci sono soltanto gli studenti italiani, non ci sono soltanto diciamo, i piccoli cortei studenteschi nelle capitali europee, ma ci sono invece i grandi movimenti di indignazione contro e contro la crisi, sia in Europa che in America. Sempre lotta! Distruzione non si tocca! Il bilancio è tragico, la scuola pubblica ha perso finanziamenti, le leggi regionali sul diritto studio sono state tagliate, le scuole cadono a pezzi, la dispersione scolastica è aumentata, sicuramente non si può fare peggio di così. La riforma Gelmini ha gettato gli Atenei in grande confusione, adesso soltanto un anno e qualcosa dopo vengono approvati gli statuti post riforma e soltanto un anno dopo la riforma comincia a entrare dentro gli Atenei, chiaramente creando uno scompiglio enorme perché alla destrutturazione della riforma si unisce l'assenza di risorse, questa cosa crea una sorta di impasse dentro l'organizzazione degli Atenei e questo ricade ovviamente nella vita quotidiana dello studente. Sì, abbiamo avuto 140.000 tagli, è stato eliminato il modulo e quindi insomma l'occupazione femminile è calata tantissimo, abbiamo avuto le classi accorpate, gli istituti accorpati, per cui si arriva anche a 37-41 alunni con gravi ricadute sulla didattica e sulla sicurezza anche che non viene rispettata. Ci sono stati praticamente dei veri e propri licenziamenti di massa e quindi insomma la situazione è davvero gravissima. La scuola serve a creare spiriti critici, serve a realizzare la possibilità di diventare cittadini, serve a prendere coscienza dei propri diritti, della propria cittadinanza, soprattutto attraverso la storia, attraverso le lingue classiche, la letteratura. Non a caso le materie umanistiche sono state quelle più falcidiate, si riempiono la bocca di competitività, ma intanto impoveriscono drammaticamente la scuola. Pensi che alle elementari da 30 ore l'orario è diventato di 27, non c'è più l'inglese. 300 milioni sono stati tagliati ai servizi di pulizia della scuola e 700 milioni a quelli di informatizzazione. Quindi un altro miliardo per rendere la scuola ancora più sporca e ancora più povera. Io sono precaria da 9 anni, i miei colleghi anche da 10-12, non abbiamo speranza di stabilizzazione. Soprattutto è stato applicato alla scuola il modello Marchionne. I pochi che sono stati assunti quest'anno a prezzo dei diritti elementari, cioè lo scatto di stipendio e il taglio del TFR e della pensione. Quindi praticamente il posto è stato ceduto in cambio dei diritti di base, quelli conquistati in 60 anni di lotta dai lavoratori. È un fatto assolutamente gravissimo, veramente gravissimo. Penso che tutti quelli che hanno ricevuto la tassa del primo semestre di quest'anno si sono trovati davanti a cifre che sono raddoppiate rispetto a quelle degli anni scorsi, cifre che non seguono chiaramente una distribuzione, una sorta di divisione fiscale reale che corrisponde alle differenze reali del paese e che soprattutto penalizza e ormai rende l'università infrequentabile da tanti studenti e studentesse che non riescono a pagare quella rata lì, se la prima fascia è 300 euro, per una famiglia 300 euro oggi sono veramente tanti. All'interno ad esempio dell'Orientale c'è solo il 30% degli studenti che hanno diritto alla borsa di studio e non l'hanno ricevuta. Dall'anno prossimo non ci saranno più borse di studio perché con i nuovi tagli della regione, con l'ultima finanziaria approvata a settembre, non ci saranno più soldi per finanziare le borse di studio, così non ci sono più, così come i finanziamenti a diritto allo studio delle scuole superiori
dai 40 milioni che erano comunque insufficienti, sono passati a 22 milioni. La legge già ha detto lo studio che ha bisogno di 150 milioni per essere finanziata. Fino a 4-5 anni fa i milioni stanziati erano 50. Adesso ci troviamo con l'ultima finanziaria regionale ad avere 22 milioni di euro stanziati ogni anno per i prossimi 3 anni. Noi una cosa importante vogliamo dire è che siamo stufati purtroppo di questi tagli e di queste somme di denaro che dobbiamo spendere ogni anno per libri di testo. Il libro di testo oggi costa minimo 25-30 euro ogni libro, e anche quando sono tomi della stessa materia uniti e costano il doppio. Non potendo sfruttare il fatto di vendere i libri alle classi precedenti alle nostre, ad esempio una quarta non può vendere a quelli di terza, si viene a creare ogni anno una spesa eccessiva che ormai le famiglie italiane con i crediti bassi non possono sopportare. Noi protestiamo contro chi ha destrutturato l'università negli ultimi 15 anni, contro tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra, protestiamo contro la baronia universitaria che dentro lo smantellamento dell'università pubblica, piuttosto che capire a cosa stavamo andando incontro, ha pensato soltanto a dividersi le briciole. Oggi l'università che abbiamo davanti è esattamente lo specchio di questa divisione delle briciole. Tutte i grandi centri di potere non sono stati affatto scalfiti da questo tipo di destrutturazione e messa al bando del sapere pubblico. Sono stati messi in difficoltà i ricercatori, i dottorandi e soprattutto gli studenti. Quindi è evidente che c'è sempre una differenza tra la baronia connivente con i ministeri dell'istruzione pubblica. Ci si sente falliti senza esserlo, non si riesce mai a far valere la propria professionalità, ci si sente incompiuti e sempre sottostimati, sempre gli ultimi arrivati, incapaci di progettare per il futuro una qualunque cosa e senza identità, un'identità precisa, perché il lavoro non è soltanto lo stipendio, il lavoro è autoaffermazione, autorealizzazione. La precarietà dei docenti precarizza anche gli studenti, perché gli studenti vedono cambiare mille metodi, mille facce, mille situazioni diverse e quindi si disaffezionano allo studio perché non ci credono più alla fine, pensano che lo Stato li sta beffando, non li vuole formare, li vuole deformare, e questo è veramente un fallimento di tutta la società. Noi pensiamo che con questo nuovo governo ci sia stato un colpo di Stato, sia stato un colpo di Stato da parte del mondo della finanza, del mondo di quell'1% che ora ha preso tutto il governo, cioè tutti i membri tecnici del governo tecnico sono membri che rappresentano quell'1% che in questo momento ha creato la crisi, così come Monti, così come il nuovo ministro di istruzione Profumo. Noi lo valuteremo certamente per quello che farà, ma rispetto a quello che ha già fatto al Politecnico di Torino, dove ha già fatto entrare i privati molto prima della riforma Gelmini, noi non ci aspettiamo nulla di buono. Quindi contestiamo un modello di sviluppo che è stato indicato da questo governo, ma anche da tutti i governi passati, in cui non ci si concentra sull'investimento nell'istruzione, nella ricerca e nella cultura, bensì sul salvataggio dei mercati, sul lasciar fare ad ogni costo i mercati, e quindi che ci ha portato in questa crisi, e le varie soluzioni che questo governo sta dando per la crisi sono le stesse che l'hanno generata. Quindi noi non stiamo realmente uscendo dal sistema di crisi che il capitalismo negli ultimi anni sta generando e che sta portando la popolazione alla povertà più assoluta. Se la società dalla scuola torna ad essere a due velocità, cioè se la scuola torna a discriminare, torna a creare una realtà di miserabili e una realtà dirigenziale attraverso il finanziamento alle scuole private e confessionali, noi non avremo più dibattito culturale e soprattutto avremo un'Italia povera, un'Italia degradata e che nell'Europa sarà sempre lo zerbino e lo zimbello di tutti. 250 milioni di euro sono stati dati agli istituti confessionali a fronte di 8 miliardi di tagli alla scuola pubblica, e non parliamo dei professori di religione che sono gli unici stipendiati, hanno avuto un aumento di 220 euro, mentre i docenti delle singole discipline non vengono assunti, o se vengono assunti senza scatto di stipendio, quindi restano precari anche se diventano di ruolo. Questi signori sono scelti dalla curia, non sono selezionati dallo Stato, ma sono pagati con i soldi delle tasse dei cittadini. Non possiamo mettere nelle mani di pochi privati e di pochi banchieri, e allo stesso tempo siamo fermamente contrari al nuovo governo che si è formato, il governo Monti, che sicuramente non ci rappresenta, è un governo tecnico solo a parole, ma è ben politicizzato, nel senso che è di chiara natura neoliberista, e non possiamo che rigettarlo con tutte le nostre forze. Se facciamo bene attenzione
ai nomi dei ministri, provengono tutti dalle università private, la Bocconi, la Cattolica, addirittura il ministro dei beni culturali è il rettore della Cattolica. Per non parlare del Ministero del Lavoro, se non sbaglio c'è una signora che è vice direttrice rettrice della LUIS, quindi cioè, sono proprio loro. Poi il super ministro, come è stato definito, che abbraccia due ministeri dell'economia, ecco, Passera, il presidente di Banca Intesa, quindi c'è proprio alta finanza messa proprio lì per continuare a fare queste politiche scellerate di neoliberismo economico. L'istruzione pubblica non può essere Dash, non può essere Bayern, l'istruzione pubblica è di tutti, deve essere al servizio di tutti, non al servizio di pochi privati e per il profitto di questi pochi privati. Beh, ci sembra fin troppo chiaro qual è il modello di istruzione che sta dietro un governo come questo. È una roba che in Italia in maniera sistematica non abbiamo ancora mai sperimentato, è una roba che parla di ingenti finanziamenti alle università private e soprattutto di divisioni tra i politecnici e tutti gli altri comparti del sapere, quindi parliamo delle scienze umane e sociali in maniera particolare. Parliamo di un modello che tende alla tassazione, modello britannico, di modello anglosassone, e che in qualche modo tende a destrutturare completamente ogni forma di diritto allo studio e di welfare studentesco a favore di roba tipo il prestito d'onore e l'economia del debito nell'università.